diciamo che è da tempo l'ordine del giorno, soprattutto al centro delle preoccupazioni dei procuratori, che spesso vengono messi, diciamo, a repentaglio il loro lavoro e la loro fatica. Ma è un fenomeno che non riguarda solo le zone montane, le zone collinari. Io, l'agenzia di oggi, che riporta la denuncia del comune di Papalo Santa Margherita, che appunto registra un incremento, denuncia un incremento dei cinghiali del 15%. Quindi un fenomeno che, come sappiamo, da tempo è al centro delle preoccupazioni, ma anche al centro dell'attenzione della Regione, che negli anni ha adottato misure di varia natura, dagli abbattimenti programmati alle gambe, che hanno avuto, diciamo, sicuramente dei risultati, ma altrettanto non si può dire che abbiano, diciamo, contrastato con la necessaria efficacia il dilagare di questo fenomeno. Io nell'interrogazione ho anche richiamato i provvedimenti che la Regione questo ultimo anno soprattutto ha adottato per contrastare l'abbandono delle terre incolte, per favorire l'agricoltura. Penso alla legge sulla banca della terra, penso a quella relativa all'agricoltura sociale, penso all'assegnazione privata delle foreste demaniali di proprietà regionali, tutte misure importanti, ma certamente che vedono un limite che consiste appunto nel dilagare di questo fenomeno, che è, diciamo, contraddittorio e quindi richiede delle misure e delle azioni sicuramente più efficaci di quanto sia stato fatto finora. Allora, a me sembra importante, rispetto alla decisione di istituire un gruppo interdisciplinare per mettere a punto una strategia di contrasto al fenomeno della pressione, dell'eccessiva pressione dei cinghiali sul territorio, mi sembra importante che questo lavoro che è stato messo a punto da questo gruppo di lavoro si renda efficace, venga attuato nei tempi più brevi possibili. Io quello che chiedo con questa interrogazione in sostanza è quello di elevare il livello dell'efficacia della risposta nei confronti della presenza dei cinghiali attraverso misure che sono state indicate dal gruppo di lavoro, ma che potranno utilmente essere anche sostenute dal nuovo piano PSR 2014-2020. Credo che sia un'occasione da cogliere con grande attenzione e con grande intelligenza e per questo chiedo alla Giunta e all'assessore di dare immediata efficacia alle azioni e alle strategie